Professor, buongiorno. Ed inteso, il comune ha deciso di mettere le videocamere, sì, così almeno stiamo più sicuri. Certo, perché hanno detto basta con stati di vandalismo che restano impuniti, perché mica c'hanno colpa queste maschiette che girano, sa? No, ma le loro babbacce, le loro mammacce che le mandano in giro. E poi però, caro il mio samba chiacchiere, magari se gli chiedi di fare lo streaming delle riunioni di partito o di condominio o di ti segretare le intercettazioni, rispondono a noi il diritto alla privacy è sacrosanto. Oh, non fate il polemico, ma mica centrodestra, sinistra, è per bene nostro, de noi cittadini. Ma sì, è giusto, amico mio, è giusto controllare, sorvegliare per disincentivare te visti e risalire ai colpevoli. ma mi chiedo, sarà possibile mettere telecamere in tutta la città? Basterà mettere nei punti studiati e poi vedrai che cambieranno le cose. Te lo dico io. E non pensi tu che chi vorrà commettere qualche reato cercherà proprio quelle zone della città che rimarranno sguarnite e prive di sorveglianza? Se decidiamo di mettere delle telecamere in certe zone, escludendone altre, opereremo una discriminazione perché la microcriminalità attecchirà o si sposterà dove ci sono meno controlli. Dico, intanto cominciamo da me qui, no? Almeno vedrai che la direzione è quella giusta. E che male è questa direzione? Quella di una società controllata, spiata, dove tutto il materiale video un giorno potrà essere usato chissà per quali altri imprevedibili scopi. Ma ma come cazzo le chiamate? Dico, non fate il complottista, Nein! Ma che complottista! Io dico solo che telecare a una telecamera, quello che dovrebbe essere responsabilità dei genitori, se di ragazzi si tratta, o di educatori, o se vuoi anche del sistema scolastico, è un segnale di fallimento della nostra società. Quanto la fate esagerata, Le figlie mie mica farebbero mai niente come questo. No, le figlie mie sono brave. L'ho allevata io come due conigli. Ma caro il mio stampa a chiacchiere, è quello che dicono tutti. I miei figli, per carità, no, loro sono bravissimi, i miei figli no. E allora chi? Gli extracomunitari, forse? Dobbiamo sempre trovare un nemico o un responsabile fuori dalla nostra cerchia, come se avessimo bisogno di scagionarci. Io non sono d'accordo, perché lei non capisce le preoccupazioni dei noi genitori. Certo che le capisco, però non credo che verranno risolte da un paio di telecamere. Più che guardare fuori, ognuno deve guardare dentro e dobbiamo cercare di migliorarci l'un l'altro e soprattutto dare l'esempio. Das ist alles.